Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù riprese a parlare con parabole ai capi dei sacerdoti e ai farisei e disse: Il regno dei cieli è simile a un re che fece una festa di nozze per suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò di nuovo altri servi con quest'ordine: Dite agli invitati, ecco, ho preparato il mio pranzo. I miei buoi e gli animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto. Venite alle nozze. Ma quelli non se ne curarono e andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari. Altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero. Allora il re si indignò, mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città. Poi disse ai suoi servi: La festa di nozze è pronta, ma gli invitati non erano degni. Andate ora ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete chiamateli alle nozze. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle nozze si riempì di commensali. Il re entrò per vedere i commensali e lì scorse un uomo che non indossava l'abito nuziale. Gli disse: Amico, come mai sei entrato qui senza l'abito nuziale? Quello ammutolì. Allora il re ordinò ai servi: legatelo mani e piedi e gettatelo fuori nelle tenebre. Là sarà pianto e stridore di denti. Perché molti sono chiamati, ma pochi eletti. Parola del Signore. Ancora un'altra parabola, chiaramente è Matteo che ha raccolto tutte queste parabole, tutti questi incontri scontri di Gesù con i capi, o meglio due parabole, una dentro l'altra in un certo senso. La parabola cosiddetta degli invitati scortesi, gli invitati che non rispondono all'invito addirittura del re. Insomma, se la regina Elisabetta ci avesse invitato a Buckingham Palace per le nozze dei suoi figli, penso che tutti saremmo accorsi. E quindi c'è questa cosa strana, c'è questo re che manda i suoi servi a invitare tante persone alla festa di nozze di suo figlio, ma invece tutti trovano delle scuse, non vanno. Allora il re dice: chiamate tutti, andate per la strada, invitate chiunque, tutti quelli che troverete, e la sala si riempie di commensali. Questa è la prima parabola. Ecco, è chiaro, no? Questo è ancora una volta un riferimento alla storia di Israele. Dio manda i suoi servi a invitare Israele alle nozze di suo figlio, il figlio è lui, cioè l'incontro con l'amore di Dio manifestato in Gesù. Ma proprio coloro che dovevano riconoscerlo per primi, i capi religiosi e l'elite del popolo, sono proprio quelli che rifiutano l'invito di Dio. Attaccato a questo, allora, ecco, il sequel, allora Dio estende il suo invito a tutti i popoli, non più solo a Israele, ma a tutti i popoli, anche ai pagani. Attaccata a questa c'è un'altra paraboletta che si incolla qui, la parabola del vestito di nozze. Il padrone entra nella sala a vedere tutti questi commensali, ma ce n'è uno che non è vestito in modo adeguato. Adesso qui bisogna sapere che anche noi ci vestiamo bene ai matrimoni, ma allora, quando uno entrava in casa della famiglia dove si svolgeva la festa del matrimonio, gli veniva generalmente donato una specie dato, poi lo si ridava, una specie di scialle o comunque un vestito bianco, che era un po' il segno che tu facevi parte della festa, diciamo. Ecco, questo abito nuziale non è indossato da questo commensale, perché ha accolto l'invito del padrone, ma non si è adeguatamente vestito, abbigliato. Come mai? Ci può essere anche un richiamo proprio al vestito bianco battesimale, no? La tunica bianca battesimale, ma il vestito nella Bibbia
è qualcosa che indica l'identità profonda della persona. Cioè, c'è stata un'accoglienza, ma diremmo superficiale, dell'invito. È andato, ma non si è lasciato pienamente coinvolgere nelle nozze. Non ha veramente cambiato il suo stile di vita. Ecco, ancora una volta queste parole si rivolgono a noi. Il Signore ci ha mandato tanto spesso i suoi inviti e ce li manda ancora. Abbiamo corrisposto, abbiamo aperto il cuore agli inviti e alle chiamate che il Signore ci fa. Queste chiamate hanno cambiato la nostra vita, il nostro modo di fare, il nostro modo di essere, quindi il nostro vestito, cioè anche il nostro modo di relazionarsi agli altri, perché il vestito serve proprio per entrare in relazione in maniera giusta con le persone. Ecco, e allora non è solo una parola per le autorità del tempo e neanche per i cristiani di Matteo, è una parola per noi oggi. Che il vestito battesimale, la veste bianca che ci è stata consegnata il giorno del battesimo, dicendo proprio ti sei rivestito di Cristo, ecco, non sia solo una copertura superficiale, ma che sia un'identità nuova, un essere in Cristo, come diceva San Paolo, in maniera profonda, un'identità che cambia dal di dentro il nostro cuore e perciò la nostra vita e le nostre scelte.